Buongiorno a tutti, siamo in collegamento quest'oggi con la dottoressa Simona Frassone, che è la presidente dell'Associazione Scuola Attiva Onlus, e con la professoressa Serena Barello, che è docente di psicologia della salute presso l'Università di Pavia. Perché parliamo con loro? Perché loro quest'anno hanno realizzato un importante progetto e una importante ricerca su un tema molto particolare, ma andiamo con ordine. Allora, intanto la ricerca di cui ora parleremo si inserisce in un più ampio progetto che si intitola A Scuola di Acqua, progetto che va avanti da 9 anni e che ha coinvolto in questo lungo periodo migliaia e migliaia di studenti, di alunni della scuola elementare e centinaia di classi e di insegnanti. All'interno di questo progetto, quest'anno è stato sviluppato anche un intervento di ricerca, di studio, di analisi su un tema molto particolare, cioè quanto i bambini hanno timore dei cambiamenti climatici. Partiamo subito con Simona Frassone. Intanto ci dica perché voi da anni sviluppate questo progetto A Scuola di Acqua. Che senso ha? Cosa significa? Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto noi siamo una Onlus che è impegnata da anni nel contrasto alla povertà educativa. Ideiamo e promuoviamo delle campagne educative che sono gratuite per le scuole. Uno dei temi che più abbiamo affrontato in questi anni è quello della sostenibilità ambientale, di cui A Scuola di Acqua è una campagna che nasce grazie al sostegno di San Pellegrino. Il mondo corporate ci fornisce le risorse per ideare questi progetti gratuiti che vanno poi nelle scuole italiane. L'incontro piacevole con l'Università di Pavia ci ha posto l'attenzione ad una mancanza di dati, di evidenze scientifiche in un target che è quello che noi contattiamo quotidianamente con i nostri progetti educativi. Quindi mancavano una risposta da parte di bambini di un campione dei 5 agli 11 anni, e noi abbiamo pensato che il nostro programma educativo A Scuola di Acqua potesse essere l'occasione giusta per fornire dei dati e iniziare a fare un'analisi e a fornire, insomma, evidenze scientifiche che mancavano. Ecco, e quindi entriamo un po' nel merito di questa ricerca che quest'anno è stata svolta, che è su un tema veramente molto particolare, professoressa Barello. Cioè, i bambini hanno paura del cambiamento climatico? Io ho visto un po' il primo report molto sintetico che voi avete diffuso ed effettivamente sembra che sia proprio così. Cioè, il 95% dei bambini si dice preoccupato di come sta cambiando il clima. Ecco, ci spieghi un po' meglio come avete raccolto i dati e qual è il dato, secondo lei, più importante, più, se vogliamo dire, anche un po' clamoroso che voi avete messo in evidenza. Sì, certo, e buongiorno anche da parte mia. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che senza scuola attiva tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi come anticipato l'università ha beneficiato della possibilità di accedere a un mondo che per noi è difficilmente appunto raggiungibile e siamo partiti da una consapevolezza che di questo si sta parlando tanto nel mondo degli adulti, la consapevolezza dei problemi legati alla sostenibilità, al cambiamento climatico sono nel dibattito quotidiano. Sui dei telegiornali, dei giornali e della scienza. Dall'altra parte, questa ricerca ci ha consentito di mettere un faro e dare luce a una prospettiva che è poco indagata, ma che è fondamentale perché se vogliamo fare cambiamento non possiamo non occuparci di chi quel cambiamento dovrà metterlo in atto nei prossimissimi anni. Il dato interessante dal mio punto di vista non è tanto che i bambini hanno paura, questa preoccupazione ci segnala in realtà una consapevolezza molto importante da parte delle nuove generazioni e anche dei più piccoli. Ma quello che tengo sempre a sottolineare, che stiamo anche un po' raccontando, l'abbiamo raccontato ieri in un importante evento, è che questi bambini, al di là di essere molto consapevoli, e questo ci sta perché essere inseriti in un dibattito, in un discorso sociale dove si parla di queste cose, inevitabilmente ci espone ad assorbire queste tematiche, queste informazioni.
queste informazioni. Ma dall'altra parte emerge un dato importante: i bambini non solo dichiarano la loro consapevolezza, ma dichiarano una consapevolezza del loro ruolo e della loro capacità, della loro possibilità di fare qualcosa in prima persona. I bambini, molto più che gli adulti, e questo ci ha stupito, si sentono parte attiva della soluzione e non vittime del problema, cosa che invece emerge molto di più nell'altra faccia della luna, che sono gli insegnanti che abbiamo intervistato sempre all'interno di questa ricerca. Quindi diciamo che i bambini pretendono in un certo senso di essere cittadini consapevoli e cittadini attivi. È Sì, così? i bambini vogliono fare, quindi questo è il messaggio. I bambini desiderano poter dare il loro contributo, sono consapevoli che il gesto del singolo, molto più che gli adulti, può fare la differenza. E l'altra cosa interessante è che questo gesto del singolo, che può fare la differenza seppur come bambini, non può non andare a braccetto con la collaborazione degli adulti, di cui il 97% dei nostri intervistati più piccolini ha dichiarato di essere estremamente fiducioso, per cui si emerge la grande fiducia dei più piccoli nei confronti del mondo degli adulti e nei confronti del mondo della scuola. Quindi i bambini vogliono fare delle cose, ma sanno che non possono farle totalmente da soli, per cui dobbiamo imparare probabilmente da loro e da questo messaggio a ricostruire quella fiducia che tutti gli attori più adulti devono in qualche modo riporre nelle azioni individuali. Senta, ma secondo voi da che cosa deriva questa consapevolezza dei bambini? Cioè, deriva dal fatto che ne parlano in casa, ne deriva dal fatto che la scuola è più sensibile rispetto al passato a questa tematica, che ci sono insegnanti, come dire, più attivi su questo tema? Sicuramente questo è il risultato di tanti anni di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. La scuola in prima linea, su tutte quelle che sono un po' la roadmap che è stata insomma segnata dagli SDG, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi c'è una grande attenzione. Quello che un po' oggi, dopo la presentazione che abbiamo fatto ieri, raccogliamo è che forse dobbiamo cambiare il linguaggio con il quale parliamo ai bambini di sostenibilità ambientale e di ambiente. Un po' la preoccupazione e l'autocritica che ci facciamo come adulti, anche realtà come la nostra, che sono impegnate nell'ideazione di campagne educative, forse cercare di portare in primo piano più il loro ruolo di cambiatori, di elementi che possono incidere su un cambiamento positivo, quindi un racconto più positivo, partendo dal presupposto che loro sono consapevoli che il problema esiste, che c'è, quindi forse adesso dobbiamo tutti insieme cominciare a cambiare il tono di voce, cioè cominciare a insistere più sul fatto che si può cambiare, si può in qualche modo incidere in maniera positiva. Ecco, questo è quello che un po' anche ieri è venuto fuori dal nostro convegno e dalla presentazione di questa ricerca, e noi siamo perfettamente d'accordo, e la scuola in questo ricoprirà un ruolo fondamentale. Ecco, professoressa Barello vuole aggiungere qualcosa a questa osservazione? Sì, io credo che non siamo più nell'era del perché occuparci di queste tematiche, del perché dover in qualche modo avere informazioni su questo. Piuttosto siamo nell'era del come, e il come non può che essere in una logica partecipativa, nel senso che tutti gli stakeholder attorno a questo tavolo, attorno al tavolo dei grandi cambiamenti climatici e delle grandi sfide globali che il nostro mondo sta affrontando, devono essere coinvolti attivamente, perché se qualcuno in qualche modo viene passivizzato, anche solo attraverso la comunicazione, ecco, lo perdiamo. Quindi è davvero una risorsa persa. Dall'altra parte, per completare l'aspetto scientifico che la dottoressa Frassone diceva, questa ricerca testimonia di come non è necessario essere esposti direttamente agli effetti del cambiamento climatico, ma in letteratura si parla di effetti vicari, tecnicamente, che sono quegli effetti legati proprio all'essere immersi in un discorso sociale, che giustamente ci espone e ci racconta di queste tematiche. Il punto è il come, e soprattutto il come ci mette al centro del cambiamento. Senta, professoressa Barello, lei è una psicologa, quindi le faccio anche questa domanda, ma è bene che i bambini abbiano un po' paura?
È bene che i bambini siano consapevoli. La paura è una delle tante emozioni, ve lo dico da psicologa, che è giusto che le persone provino perché fa parte dello spettro emotivo. La paura, è un motore potenziale, quindi il punto è che non diventi stress. La paura buona, quell'ansia buona che ci muove e che ci muove in tantissime cose nella nostra vita umana, anche da adulti, è esattamente quel motore che possiamo sfruttare nel modo più efficace possibile per dare la scintilla, quella scintilla di competenza e di conoscenza di cui i bambini hanno bisogno per essere adulti responsabili. Voi nei comunicati che avete fatto in questi giorni avete usato il termine ecoansia. Ecco, che cosa volete indicare con il termine ecoansia? Ecoansia è una etichetta che viene utilizzata e che è stata coniata dall'Associazione Americana di Psicologia, che per gli psicologi, per gli scienziati in questo mondo è un po' un faro da un punto di vista scientifico. È un'etichetta che forse non è esaustiva rispetto a tutta la complessità che ci sta sotto, ma come tutte le etichette ci servono per parlare di un certo fenomeno. È un'etichetta che non racconta di una patologia, questo è importante, ma racconta di uno stressor potenziale, cioè di un meccanismo di stress che, come tanti a cui siamo esposti nella nostra quotidianità, dobbiamo sicuramente identificare, contemplare e, se riusciamo a capirlo, riusciamo anche a intervenirci in maniera preventiva, sia a livello informativo scolastico che a livello socio-educativo e socio-sanitario e preventivo. Dottoressa Frassone, voi è da 9 anni che andate avanti con questo progetto A Scuola di Acqua. Ecco, che cosa avete constatato proprio su questo tema del rapporto dei bambini e delle famiglie, anche se vogliamo, con il tema dell'ambiente? Cioè, in questi 9 anni la sensibilità è aumentata, che cosa è cambiato? Assolutamente, le posso confermare che l'attenzione è cambiata. Come è cambiato in questi 9 anni i temi contenuti del progetto? 9 anni sono un lasso temporale, importante. Ovviamente è cambiato il clima, è cambiato l'attenzione, per cui noi siamo partiti con un progetto che si chiama Scuola di Acqua, che aveva il suo focus sul tema della risorsa acqua, quindi della salvaguardia della risorsa acqua, della importanza di idratarsi. C'è stato un anno in cui abbiamo fatto un focus proprio sulle scuole per monitorare quante volte i bambini si idratavano a scuola, perché da un punto di vista medico l'idratazione a scuola, dove i bambini rimangono 8 ore, è un tema molto importante. Negli ultimi 2 anni il progetto si è aperto al tema del cambiamento climatico. Quindi, questo per farvi capire come in 9 anni i temi si sono adattati a quelli che era l'attualità. Il progetto prevede il coinvolgimento di tutta la comunità educante, quindi si rivolge anche tanto alle famiglie. Si immagini che ovviamente nella somministrazione delle SARVE noi abbiamo indirettamente coinvolto le famiglie, perché le insegnanti hanno dovuto condividere sulle famose chat di classe link alla survey, e quindi è diventato un momento partecipato, che è l'obiettivo di queste campagne educative: è arrivare a scuola, coinvolgere i bambini e le insegnanti, ma andare anche fuori scuola, arrivare in famiglia, in modo che la comunità educante sia coinvolta a 360 gradi. Ecco, chiuderei con la professoressa Barello. Senta, professoressa, secondo lei la sua percezione, probabilmente non avete dati oggettivi su questo, ma la sua percezione qual è? È che in questo modo si riesce anche un pochettino a cambiare, diciamo, la didattica, l'organizzazione della classe, della scuola? Consideri che i dati ci sono, nel senso che le attività che Scuola Attiva porta avanti sono monitorate e valutate, per cui sappiamo dell'importanza di entrare in questo modo, con questo tipo di filosofia, in un nuovo, con nuovi modelli, se volete, anche educativi nel mondo della scuola. La scuola è un catalizzatore, lo sappiamo bene, una cartina tornasole dei cambiamenti sociali, per cui è un contesto molto adattabile, un contesto che si presta molto bene a essere rivoluzionato, se volete, in funzione
funzione proprio dei bisogni, che sono in continua evoluzione dei ragazzi e dei bambini. Questo modello, io credo, da psicologa e da osservatrice, se volete, anche del mondo formativo, un po' più grande, perché insegno in università, credo sia proprio il modello che serve. Per cui entrare con, non solo con didattica frontale, ma con una didattica esperienziale, non può che essere efficace e cambiare davvero le sorti del futuro. Senta, dottoressa Frassone, non le chiedo soltanto questo. Voi vi chiamate scuola attiva. È un nome così, diciamo così, casuale oppure davvero volete richiamare i principi anche della scuola attiva che anche in Italia ha avuto e ha una tradizione culturale, pedagogica importantissima. Quindi vi richiamate a quel modello? Ci richiamiamo assolutamente a quel modello, non è un caso. E, come diceva la professoressa Barello, ovviamente la didattica esperienziale, l'attivismo è fondamentale nella scuola. Il payoff della nostra mission è esperienze educative per un mondo migliore. L'esperienza educativa partecipata è fondamentale. Sia per gli alunni, ma tantissimo per i docenti. Noi siamo un ente formativo accreditato dal MIUR e quindi svolgiamo quotidianamente un'attività formativa verso i docenti. I docenti vanno supportati perché si devono aprire alla società civile. La scuola a volte rimane chiusa su se stessa, non si apre a quello che è il mondo esterno. Il fatto che molte delle nostre risorse provengano dal mondo delle imprese, quindi dalle grandi aziende che arrivano a scuola sotto un codice deontologico comportamentale, perché le aziende, le risorse private devono arrivare a scuola regolamentate. Noi come ente del terzo settore facciamo un filtro su questo, spieghiamo alle aziende come arrivare, perché arrivare a scuola, per portare quel know-how che a volte alla scuola e ai docenti manca. Quindi è un attivismo a 360 gradi, è un attivismo dentro la scuola, ma anche tanto fuori la scuola, dialogando con le università, con le imprese e con gli altri enti del terzo settore. Quindi è così, è un modello a cui ci rifacciamo. Ringraziamo la dottoressa Simona Frassone, che è la presidente dell'Associazione Scuola Attiva ONLUS, e la professoressa Serena Barello, che è docente di psicologia della salute alla Università di Pavia. Bene, grazie ancora, vi auguriamo buon lavoro e di proseguire ancora con queste iniziative di grande interesse per il mondo della scuola. Grazie.